Bene, cari amici, eccoci qui con la rassegna stampa di oggi, 4 febbraio 2018. Questa è la terza edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Iniziamo subito con gli articoli. Marianna Madia ha copiato la tesi del dottorato, lo dice la perizia ufficiale, che però la assolve. In economia fanno tutti così, dicono. L'analisi delle EMT di Lucca certifica le pratiche scorrette con il rapporto firmato dalla società Resis di Enrico Bucci, in cui tra le altre cose si legge: sebbene questo risulti in qualche modo sorprendente, anche per chi scrive, a valle della presente analisi è evidente con chiarezza che il settore disciplinare all'interno del quale la tesi si situa tollera comportamenti che altrove sarebbero definiti inaccettabili, senza che questo costituisca un particolare problema. Elezioni 2018. Di Maio fa la lista di condannati, imputati e indagati dal PD a Forza Italia. Dice via gli impresentabili. Sul blog delle Stelle, il candidato premier del Movimento 5 Stelle ha elencato 23 nomi di candidati le cui vicende sono state raccontate in queste settimane dal Fatto.it. Insieme a quelle di molti altri esponenti della classe politica che il 4 marzo si presenteranno al giudizio degli elettori senza i requisiti di candore richiesti dalla loro condizione di candidati, da Luigi Cesaro a Luciano D'Alfonso, da De Luca Junior a Umberto Bossi. Valanghe in Abruzzo e Friuli, due morti a Campo Felice, un ferito grave in provincia di Udine. I due sarebbero stati spinti dalla violenza della Slavina contro gli alberi. Il compagno del sopravvissuto li aveva localizzati, ma i soccorritori li hanno ritrovati senza vita. Versilia, dal progetto Bellezza di Renzi, 800.000 euro al forte fantasma da cercare sotto il rudere, non si sa se c'è, insomma. Il forte di Motrone è uno dei 272 luoghi selezionati a fine legislatura, tra 140.000 nell'iniziativa senza bando di Palazzo Guigi e della quale il MIBACT non sa nulla, ma nessuno sa se esiste davvero. Di sicuro l'area è privata, non è in vendita e soprattutto non è vincolata dalla soprintendenza, è stato segnalato da chi poi? Dal padre di un consigliere PD. La commissione interministeriale dice: i criteri di scelta non abbiamo valutato, bastava che le informazioni fossero complete. Genova, contea antifascista contro l'apertura delle sedi di estrema destra. La città non li vuole, dicono. Circa 5.000 persone nella giornata di ieri hanno attraversato Genova in corteo per manifestare contro la concessione di spazi a formazioni di ispirazione fascista, come quelle che negli ultimi 3 anni hanno alzato le serrande, delle loro sedi nella città decorata con la medaglia d'oro per la liberazione nel 1945. Cari amici, con questo è tutto. Questa rassegna stampa termina qui, ma alla fine non andate via perché vi aggiorneremo sulla vicenda, appunto tramite l'amico Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV, sulla vicenda dell'incidente nella laguna di Venezia. Dopo la sigla sentirete appunto Massimo Bonella cosa ci dirà. Quindi buon ascolto con la programmazione. Gentili ascoltatori, buonasera. Siamo in diretta a Radio Saius TV alle 19:48 per un aggiornamento importante delle notizie, quindi in sostituzione al notiziario previsto in Istria oggi. Quindi apriamo RST Informa per darvi conto di una notizia molto grave che ci è giunta poco fa, pochi minuti fa qui in redazione. C'è stato un grave incidente nella laguna di Venezia. Si parla anche di un morto, dunque incidente mortale in laguna, non lontano dall'imbarcadero di Tre Porti.
Praticamente una piccola barca, un barchino da competizione, si è rovesciato, il conducente, un 49enne, ha perso la vita. I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare nulla. Dalle testimonianze raccolte non c'è stato scontro con altre imbarcazioni o contropali, ne sembra più probabile che a causare il cappottamento dello scafo possa essere stata un'onda improvvisa o anche la velocità elevata. Dunque, questa è la notizia purtroppo molto grave che ci arriva dalla Laguna di Venezia alle 19:50 qui da Radio Saius TV. Ricordiamo, un barchino da competizione si è rovesciato e si conta un morto. È tutto dunque per il momento dalla nostra redazione. Letture in studio di Massimo Bonella, grazie per la vostra cortese attenzione. Vi ricordo, RST Radio Saius TV online è la vostra linea diretta con informazione. Buonasera.